Radio Stuni News, le notizie di Radio Stuni. Sabato 13 aprile 2024, Santa Ida. Dallo studio 3 Lillo Zaccaria per le news. I gestori di un B&B e successivamente di un agriturismo operanti nel territorio di Ostuni, negli anni tra il 2018 e il 2019 e tra il 2020 e il 2023, avrebbero gestito l'attività pur non avendo i requisiti necessari, percependo anche benefici fiscali. La Guardia di Finanza di Ostuni ha mosso la contestazione segnalando ricavi per 200.000 euro senza che siano stati versati al fisco i relativi oneri. Avvicinare i più piccoli al lavoro dell'amministrazione promuovendo la partecipazione attiva è l'obiettivo dell'iniziativa che ha coinvolto gli alunni del circolo didattico Giovanni XXIII, in particolar modo della scuola dell'infanzia. Le sezioni in 3 mattinate hanno raggiunto il Palazzo di Città ed hanno incontrato il sindaco di Ostuni, Angelo Pomes, e la sua giunta, vivendo momenti di confronto dove i più piccoli hanno avuto l'opportunità di esprimere i loro desideri agli amministratori e visitare gli ambienti comunali. Il servizio con le parole della docente Giusi Pomes. L'idea di questa iniziativa è nata all'interno del progetto di educazione civica che comunque portiamo avanti anche nella scuola dell'infanzia, e questo perché l'approccio con le istituzioni e la prima conoscenza del mondo istituzionale è giusto che venga fatto già dalla prima infanzia. Con i bambini abbiamo portato avanti un percorso in classe sullo studio di quello che è la figura del sindaco e la sua funzione e quello che è il lavoro del sindaco, e quindi oggi siamo venuti a conoscerlo e siamo stati ospitati da lui e lo ringraziamo per la sua disponibilità. I bambini hanno posto una serie di domande al sindaco riguardanti appunto il loro mondo di bambino. Hanno chiesto il potenziamento degli spazi verdi all'interno della città, nonché dei parco giochi, e hanno chiesto anche la possibilità di poter avere una scuola nuova, più grande, più bella, con maggiori spazi dove poter trascorrere la loro giornata. Per loro è stata un'occasione importante, appunto, di primo approccio a quella che è la vita dei grandi, la vita adulta, e per questo appunto ringrazio nuovamente il sindaco per la collaborazione e l'istituzione comunale tutta, e ringrazio anche la dirigente scolastica, la dottoressa Gennari, che ci dà la possibilità di poter organizzare queste iniziative. Abbraccia la tua città è l'iniziativa di rigenerazione urbana dedicata al chiostro adiacente alla parrocchia di Maria Santissima Annunziata, che si tiene oggi dalle 10 alle 13. Una mattinata di pulizia per valorizzare uno spazio di tutti. L'organizzazione, che FICO Lab, mette a disposizione di grandi e piccini, secchi, pennelli, guanti, vasi, terra e qualche pianta per decorare il chiostro. Chi vuole può contribuire con qualcosa di suo. Oggi dalle 16.30, con partenza dal circolo tennis, si snoderà per le vie cittadine la prima passeggiata collettiva nell'ambito del processo denominato Cuori Centralità Urbane di Ostuni, da riconnettere e integrare. Si tratta di una prima esplorazione collettiva lungo l'area del campo sportivo e di Viale Pola, osservando la città con uno sguardo nuovo e mettendo alla prova la sua capacità di adattarsi ai bisogni di tutti. L'arrivo è previsto alle 18.30 presso la chiesa di San Luigi, con un momento di confronto conclusivo. La cittadinanza è invitata a partecipare. L'ostunese Marco Carani sbarca al Parlamento europeo di Bruxelles con la delegazione Assomarinas, per rimarcare l'importanza di difendere a livello politico europeo l'intenso lavoro svolto dal tavolo tecnico sulla mappatura delle concessioni demaniali, alla presenza di 3 europarlamentari e dei rappresentanti di Asso Balneari, insieme è stato assunto l'impegno e la bontà del lavoro di che trattasi sulla corretta applicazione della direttiva. Per questo fine settimana è in programmazione presso Palazzo Roma il film Zamora, con la regia di Neri Marco Re. Proiezioni alle 18.30 e alle 20.30.
Sport, calcio a 5, ventesima giornata del campionato di Serie C2 Girone B. La Futsal Ostuni ospita al Pala Celeste nel pomeriggio alle 16 il Taranto. Prossimi al matrimonio Alessia e Enrico. Felicitazioni ai futuri sposi. È deceduta all'età di 82 anni Antonia Nacci in Flore. La celebrazione esequiale si tiene oggi alle 11:15 nella parrocchia dell'Annunziata. Sentite condoglianze alla famiglia. Presso il teatro parrocchiale Chiesa Madonna del Pozzo, la compagnia Teatro e Vita ha presentato lo spettacolo dal titolo Sposi Promessi, il ritorno. Parodia musicale del capolavoro manzoniano con la regia di Gino Cesaria. Il servizio. Dobbiamo dire con grande piacere un bilancio sicuramente straordinario. La commedia perché? Probabilmente perché la commedia arriva al pubblico. Pubblico che è un po' esigente, perché per noi è un pubblico completamente diverso. Questa per noi è la 99esima replica di questo spettacolo, quindi Sposi Promessi, Promessi Sposi, è una parodia musicale che arriva sicuramente un po' a tutti, perché ha un chiaramente chi è che non conosce la storia dei Promessi Sposi, e allora qualcuno si identifica in un personaggio, nell'altro, e poi di contro ha un ritmo molto incalzante con brani musicali molto conosciuti, tra l'altro in cui c'è un balletto e una parodia, chiaramente non si vuole nessuna essere assolutamente ligi a quello che è una coreografia, ma è un divertimento puro. Il pubblico questo lo percepisce e sicuramente poi noi ne troviamo grande soddisfazione, prova ne sia appunto che siamo ormai arrivati alla 99esima, anzi è la 100esima, la faremo a Francavilla. La compagnia è tutta formata da gente che sia che di Torre Santa Susanna, ma non solo, di Avetrana, Latiano, Erchie, sembrano tutti così seri, ma in realtà non lo sono per niente affatto, quindi è perché c'è una telecamera che li sta osservando e non vogliono fare nessun tipo di scherzo. Quindi noi vi ringraziamo davvero di cuore, speriamo che possiamo in qualche altro modo incontrarci con questa emittente, che ringraziamo di vero cuore, insomma, e speriamo che possiamo sicuramente dare ancora soddisfazione con questo spettacolo che acchiappa, diciamo così, acchiappa il pubblico che va da quello più giovane a quello più a meno giovane, diciamo così. Grazie a tutti voi. La farmacia D'Ambrosio effettua quest'oggi il turno pomeridiano e notturno. Meteo, giornata soleggiata, venti di scirocco, temperature in diminuzione, mare mosso. Citazione odierna: se cerchi la felicità, sei una persona comune. Se la felicità ti cerca, sei una persona straordinaria. Sereno sabato.